sempre di essere giornalista. Sede staccata del conservatorio, vi ricordo sempre volentieri che qui abita il dipartimento di canto e la scuola di elettronica, e in mezzo c'è l'accademia, quindi è il posto dove l'accademia di musica e il conservatorio si fondono anche proprio completamente. Questa è una fusione molto concreta, appunto, così come è la fusione con alcuni collaboratori ormai storici, per i quali i primi la Fondazione Casa America e il Novello Centro di Studi Colombiano. Naturalmente abbiamo fatto diverse cose insieme, che penso poi ricorderà in speciale, ma è molto interessante per noi parlare di migrazione, di paesi nuovi, il lavoro fatto intorno ai temi dell'immigrazione e dell'impresa colombiana sono sempre molto stimolanti dal punto di vista delle tecniche, del progresso, dell'immaginario, le novità anche che hanno cambiato la vita europea. So che sono stati incontri che hanno raccontato come è cambiata la cucina, lo sappiamo tutti, però a volte è interessante tornare a parlare, a ricordarsi questi temi. Però il tema dell'immigrazione ci tocca molto, ci tocca in andata ma anche in ritorno, perché poi nella musica le migrazioni sono continue e spesso sono dalle Americhe verso l'Europa. Quindi noi poi come conservatorio abbiamo molti studenti che sono arrivati da terre lontane, in carcere di provincia anche un siriano, abbiamo dal Medio Oriente, praticamente da Siria, però molti studenti li abbiamo avuti da Perù, Argentina, una del Brasile, insomma. La ricerca di musica in Italia è forte, è la ricerca soprattutto nel dipartimento di canto, di musica italiana, insomma, attira da est e da ovest. Quindi gli stranieri sono numerosi e spesso ci portano la loro musica, o spesso, come il caso di Isaias Florestuto, si interrogano sui rapporti fra la propria musica di messicano e gli influssi europei. Difatti su questo tema Isaias ha fatto una tesi di diploma accademico di secondo livello. Vi racconto com'è la storia vagamente di Isaias, perché poi sarà la seconda parte del nostro spettacolo. La prima parte sarà di parole, di racconto, e la seconda sarà invece spettacolare, basata sull'esperienza appunto di Isaias Florestuto, che è, posso dire, un collaboratore della Fondazione Casa America, perché ha scritto anche un articolo sempre su questi temi che legano l'America Latina e l'Europa. Mi è successa una cosa che a me ha intrigato moltissimo. L'estate scorsa è stato ingaggiato su una nave da crociera per fare un musicista di nave, cosa che succede abbastanza spesso, è un lavoro che si fa anche volentieri, si viaggia, è faticoso ma è pagato, è andato contento, è andato in Brasile. Solo che la cosa particolare, spesso questi musicisti li mandano in Caraibi, in Brasile, in Patagonia, con l'aereo, e poi lì salgono in nave e fanno. Questa volta la nave invece partiva da Civitavecchia e Isaias ha dovuto fare il viaggio di Colombo. Se ne è partito non dalla Spagna, ma da Civitavecchia, e ha attraversato Gibilterra e ha fatto giorni e giorni di oceano. E quando lui mi raccontava queste cose, a me veniva in mente Colombo, cioè la solitudine, la scomodità, la paura del mare, i tanti giorni ormai con la terra dietro, con la terra davanti, che nel suo caso sapeva dove andava, Colombo nemmeno. Però ecco, l'immaginazione poi
si è accesa e gli ho detto perché non raccontare questa cosa e mettere il mondo della nave in vista. Ovviamente si tratta di una nave da crociera, quindi c'è la musica del ricordo, la musica della nostalgia, la musica della curiosità e anche la musica per il pubblico della nave. E per fare questa bella operazione mi ha coinvolto Sofia Ferrari, che tutti e due sono già diplomati da noi in realtà. Isaias è un maestro collaboratore pianista che adesso però è entrato nella classe, nella scuola di canto, e quindi adesso lo sentirete anche accennare le cose con la voce. E Sofia Ferrari invece ha fatto un diploma accademico di secondo livello di canto, molto brillantemente, tutti e due, e è stata coinvolta perché ama questi repertori. E quindi vedrete un po' la vita di cabina, un po' la vita di nave. Su quello che potrà avvenire nel futuro lascio invece la parola al dottor Roberto Speciale, che ci racconta la fondazione e anche un po' le idee. Come avete visto, le sedie sono random, quindi spostatele come vi piace. Abbiamo tenuto tutto aperto per darvi più giro d'aria. Se però volete accostare, togliere, c'è Cordelia, pieno sole, magari le dà fastidio, agite tranquillamente. Fa molto più nave, però ecco, vedete quello che volete. Dopo le parole, dopo l'intervento della dottoressa Tiramassi, un attimo ci dovete dare per togliere queste cose e ci prepariamo. Roberto con il tango, è originalissimo, ma per noi era obbligatorio. Fondazione Casa America non comincia col tango, una bellissima cosa, allora fatta in collaborazione con il conservatorio. Già allora, parlo di 23 anni fa, o 22, non so, però di grande successo, ovviamente, lo sapevamo. Però molto bella, e poi abbiamo fatto due esibizioni di un bandoneonista importante allora, adesso non so se è ancora conosciuto così, di Hector Ulisses Passarella, una grande musicista, una grande personalità. Abbiamo fatto un'iniziativa molto partecipata e una che ricordo volentieri perché eravamo in pochi, 40-50, a Villa Lusazza, al tramonto, e entrava dalle grandi finestre di Villa Lusazza, chi se lo ricorda, e Passarella suonava una musica stupenda, quindi era un'atmosfera magica. E c'era un silenzio assoluto, fatto alle 19:30, un'esperienza bellissima, che ricordo davvero con piacere. Poi abbiamo invitato, sembrano altri tempi, due orchestre dall'America Latina, una dalla Colombia, dalla città di Duitama, insieme al direttore. Abbiamo fatto girare a Genova e la provincia e da altre parti, è stata una bella cosa. E un altro, lo dico subito, da Asunción, in Paraguay,
col direttore Zarro, che è venuto anche lui, che era direttore dell'orchestra e anche di un'orchestra giovanile, perché vedete, quello era un periodo in cui si era scoperto, cominciando dal Venezuela, che è stata forse anche conosciuta, le orchestre giovanili in America Latina come modo per valorizzare giovani e giovanissimi, trovare dei talenti, ma anche strapparli dalla strada. E questi di Assunzione è venuta anche oltre all'orchestra normale, un'orchestra giovanile più ridotta, con strumenti musicali di fortuna, diciamo, pentole, coperchi, uno spettacolo, veramente uno spettacolo. E abbiamo fatto di tutte e due diverse esibizioni nella città, io spero che qualcuno se ne ricordi ancora, con grande soddisfazione. Quando è venuto il direttore di Assunzione Zarallo, abbiamo parlato anche di una cosa che io non conoscevo, e lui era appassionato della riscoperta che loro avevano fatto della presenza nel Settecento di un certo Domenico Zimpoli, che era italiano, di Prato sembra, ma la sua vita è un po' confusa, poi è andato a Roma, a Bologna, anche a Genova sembra, a Napoli. Naturalmente del periodo barocco, organista ma compositore, che a un certo punto non si sa bene perché è venuto a Genova ed è partito per l'America Latina, prima a Siviglia e poi in America Latina, e aveva già fatto diverse composizioni in Italia, aveva avuto maestri importanti, ma lì si è scatenato. Solo che poi la sua vita è entrata in un cono d'ombra e loro, alcuni di loro, in particolare in Paraguay, ma anche in Bolivia, Argentina, la ruta gesuita, cioè questa strada e questa presenza dei gesuiti in alcuni paesi dell'America Latina molto forte, molto importante, hanno cercato e hanno trovato nascosti in posti incredibili, anche un po' come spazzatura, 5.000 fogli di musica di Domenico Zimpoli e li hanno recuperati e poi hanno fatto delle biografie e quando è venuto Zarán ha suonato delle musiche di Zimpoli composte in Sud America. Quindi una cosa molto interessante che io conoscevo e che è stata quindi molto apprezzata. Poi abbiamo fatto molte ricerche, molti numeri della rivista Quaderni di Casa America, abbiamo fatto dei libri sulle migrazioni italiane in generale, non solo sulla musica ovviamente, li abbiamo messo perché non li possiamo dare perché sono ormai catalogati in biblioteca e sono copie uniche, praticamente si possono consultare ma non dare. Ricordo tre libri, ma ne abbiamo fatti molti di più. Uno che è il dizionario di storico biografico dei libri in America Latina, già molti anni fa, che contiene più di 2.000 biografie, più di 2.000 biografie di liguri che si sono recati in America Latina, di quelli che hanno lasciato le tracce. Naturalmente, purtroppo questo è un'ingiustizia, perché ci sono anche quelli che non hanno lasciato le tracce, ma non si può fare altro che ricordare quelli che hanno lasciato le tracce. Poi abbiamo fatto una, e tra l'altro tra queste biografie 40 sono di musicisti, 40 liguri musicisti, un numero notevole, perché non l'abbiamo fatto con l'intento di cercare i musicisti, quindi particolarmente interessante. Poi abbiamo fatto questo libro sui primi italiani in America del Nord, più
ricerca più piccola, però molto interessante, fatta molto bene. E infine abbiamo tradotto e pubblicato un libro che ha scritto Augusto Ferrero Costa, che è stato anche ambasciatore del Perù in Italia e anche candidato alla vicepresidenza nel suo paese, con il quale c'è stato un rapporto di amicizia perché ci siamo conosciuti in Perù. Un bel libro, prezioso, quindi ce n'è una copia per sfogliarlo, molto interessante, che noi abbiamo tradotto e pubblicato. Quindi Fondazione Casa Bianca ha voluto anche questa cosa riuscire a fare. E io ho scoperto una cosa, io conoscevo già questo nome, ma non sapevo che questo Claudio Rebagnati fosse antenato di Augusto Ferrero, quindi era antenato il nonno di questo ambasciatore del Perù in Italia. Claudio Rebagliati, originario di Savona, va in America Latina, va in Perù in modo particolare, diventa un musicista famoso nel Perù, tanto famoso che gli danno l'incarico di rivedere, ristrutturare e riadattare l'inno nazionale del Perù, più di così non si può. Quindi questa è stata un'esperienza interessante. Perché dico un'esperienza? Perché sono recato qualche volta in Perù, in particolare a Lima abbiamo fatto un'inaugurazione, una cosa abbastanza interessante con la comunità italiana di Lima, che al 90% era comunità di Lima, questa era la realtà, e i due inni questa comunità li sapeva tutti e due esattamente a memoria, parola per parola, e tutti si sono alzati con la mano sul cuore a tutte e due gli inni. E questo mi ha fatto ragionare allora, poi tante altre volte, di queste comunità italiane e liguri in particolare dell'America Latina. Ne parlavamo spesso con qualcuno di voi l'avrà conosciuto, professore dell'Università di Storia dell'Arte, Franco Sbongi, col quale abbiamo fatto alcuni viaggi in America Latina. Lui mi portava sempre, all'inizio ero un po' perplesso, non capivo bene, nei cimiteri, diceva, c'è qualcosa di meglio. No, no, vieni. Aveva ragione lui, perché nei cimiteri c'erano le migliori sculture di grandi artisti italiani, latinoamericani, e lì si potevano apprezzare queste sculture. E dicevamo tra lui, dicevamo, ma vedi questa comunità, questi immigrati italiani, in particolare liguri, che avevano questa caratteristica, hanno la doppia identità, sono legati alla loro terra, ma sono aperti alla terra che li ha ospitati, e hanno le due culture dentro di sé, anzi in una qualche misura li contaminano, l'adattano, e questo era bellissimo. C'è una flessibilità, quindi un atteggiamento mentale, culturale molto importante, e questo l'ho sempre verificato. Poi in queste biografie ricordiamo alcune tournée famose, non sono proprio emigrazioni di italiani o di liguri in America Latina, ma sono delle tournée che moltissimo e che hanno un successo strepitoso. Una di queste è di Mario Capello, che naturalmente è un attore dialettale, anche in dialetto in America Latina, e poi va anche Gilberto Govi, come sapete, fa delle tournée incredibili in America Latina, ma comunque Mario Capello all'inizio del Novecento è una cosa molto interessante. E poi c'è questa storia incredibile in Uruguay della famiglia, della
stirpe, vorrei dire, dei Sambucete, che sono di Lavagna e che sono tutti musicisti, per generazioni, dall'inizio dell'Ottocento fino al Novecento, producono musicisti, uno dopo l'altro, come d'altra parte anche in Perù, perché io ho detto le Pagliati, ma in Perù c'è un'altra personalità interessante, Bolognesi. Andrea Bolognesi, al genovese, è un musicista, va in Perù, e suo figlio è Francisco Bolognesi, che è l'eroe nazionale del Perù. Questo per dire appunto gli intrecci, le contaminazioni. I Sambuceti sono una cosa quindi interessantissima, e molti altri, di Spezia, di Savona, di Chiavari, di Genova, di Berisso, Angelo Ferrari, il Gimbone che fa il musicista militare, il Massini già alla fine del Settecento, il Solari, eccetera, eccetera, eccetera. Concludo. Prima però voglio ricordare una cosa che io non sapevo di nuovo come Zipoli e che ho saputo quando abbiamo organizzato una settimana dedicata a Cuba, molti anni fa, molto interessante da tutti i punti di vista, e dove l'ambasciatore cubano a Roma mi ha detto, ma e ha scritto, ma tu conosci Claudio Brindis de Salas? Ho detto no. Ma come? È il Paganini nero, il Paganini di Cuba. È stato l'allievo di Sivori al Conservatorio di Parigi, e Sivori era l'allievo di Paganini. Quindi, e tra l'altro ha avuto una notorietà molto forte questo Brindis de Salas. Quindi, vedete quante cose si trovano tra Italia e America Latina. Concludo dicendo, questa è l'occasione per avanzare due proposte. La prima, che io ho in testa da tempo, è un po' più complicata, cioè vorrei rivedere il dizionario che abbiamo fatto sulle migrazioni italiane, ampliarli, correggerli, riadattarli, però per far questo ci vuole dei giovani, dei ricercatori, ci vuole l'appoggio dell'università, probabilmente bisogna andare a vedere se è possibile, ci vorrebbero delle tesi universitarie, qualcuno desse delle tesi universitarie sulle migrazioni italiane nelle Americhe, per aggiornare la nostra conoscenza, per aiutare la nostra conoscenza. Però questo sarebbe un bel sogno, ci vuole un po' di tempo, quindi non è una cosa immediata, ci vuole un po' di tempo, però sarebbe. E una cosa invece che si può fare più rapidamente e più facilmente, ecco, quindi lo dico anche a Chiesa da Canfo e al Conservatorio, se fosse possibile, di pensare a una piccola ricerca, non piccolissima, ma piccola rispetto a quell'altra, e a una pubblicazione sull'immigrazione italiana e la musica, che sarebbe interessante, perché scopriremo molte cose significative in andata e ritorno, di italiani e poi di ritorno qui, di latinoamericani oppure di origine italiana, ma che hanno avuto la loro formazione in America Latina. Quindi sarebbe bello, anche qui si può pensare, non so se è possibile, dico sottovoce alla Tiziana, se fosse possibile dare delle tesi di diploma su questa questione del Conservatorio di Genova, ma forse anche gli altri, se. E sarebbe bello, perché è una cosa che rimane, è una cosa che rimane e che potrebbe essere significativa. Grazie.